Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Alice, come avvicinare gli adolescenti alla lettura? Fatto scontato trovare il libro giusto al momento giusto, quindi quello che rispecchi il nostro umore, la fase di vita che viviamo. Ed è ancora più difficile durante l'adolescenza perché il cambiamento non è soltanto il cardine di ogni buona storia, ma anche proprio la quintessenza dell'adolescenza, un cambiamento continuo. Però è anche vero che un libro scoperto in adolescenza non si dimentica più. E basta poco perché sia deflagrante, addirittura fondativo rispetto all'identità, non soltanto nostra, ma anche della nostra generazione. Penso a Porci con le ali, oppure nel mio caso a Jack Frusciante uscito dal gruppo, un libro degli anni 90. Il consiglio che do a tutti, soprattutto ai docenti e ai genitori, è quello di non forzare e non imporre le letture, mai. Chiedere di leggere dei libri durante l'estate anche agli adolescenti, secondo me, è utile, ma imporre una lista di libri consigliata da persone che appunto non conoscono i lettori poi a cui vanno a proporli, non conoscono neanche la narrativa rivolta a quei lettori, o magari che quei lettori preferiscono, che può essere una narrativa molto leggera che si richiama ai social, oppure quella dei manga o delle graphic novel o anche quella del fantasy. Ma non è detto che un adolescente non possa o non voglia leggersi un classico o un libro per adulti. Per me dai 13 anni in poi non ci sono limiti al tipo di lettura, quindi io direi che la cosa fondamentale è quello di lasciare gli adolescenti liberi di scegliersi il libro che più gli somiglia. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro. Oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.